Ciao a tutti sono Luigi Onorakus e profite ben tornati su The Lone Zed Battle versione JAP con l'analisi di Gotenks Evo Gotenks Evo uno dei due PG del dual con Majin Bu, uno dei dual meno aspettati nella storia non perché, senza offesa non è che siano i due PG della vita però ci sta, PG tutto sommato semidecente come buzi possono tranquillamente saltare io personalmente reputo più interessante pullare Bu di lui, naturalmente ho pullato lui perché figuriamoci. Leader della nuova categoria special pose di cui parleremo presto, purtroppo, abbiamo 13.400 HP per 14.020 attacco e 9.150 di difesa. Leadersky, l'abbiamo detto, nuova categoria special pose che fa cagare praticamente una categoria di Gotenks, Grazia, Menginiu e poco altro, più 4 ki e sta a 170%, il boost però è buono. Certo, dare 4 ki a Goten, Stack e Fisico, buonanotte però, vabbè. Eh, Yaf, Boys and Girls, 3 ki e c'è un 70% attacco di HP e c'è un difesa. Goku Kid, prenditi e buttati nel cesso, è stato bello conoscerti, buonanotte. Passiva in questa forma, molto basilare, un ki sta a 100%. Niente eccezionale, sempre meglio di Buevo, ma qualsiasi cosa è di è meglio di Buevo. Uh, Condizioni di trasformazione molto easy come Trunks, terzo turno si trasforma. Link, Signature Post, Hero Race, Lineage, Fighters, Super Hero Races, Young Innocent, Fuse Fighter, Super Power First Battle, niente di eccezionale in questa forma. Categorie 100.000, Fusion, Hybrid, Majin Buu Saga, Super Saiyan 3, Transformation Boost, Boss Girl, Super Saiyan, Last resort Special Post. Perché non l'avete fatto, leader Bussaga? Penso sia l'unica cosa che mi viene da dire questo PG. Poteva essere leader Bussaga che tutti noi volevamo Ed e diventato leader di una categoria di cui nessuno, nessuno ha mai sentito il bisogno. Ma vabbè, non volevamo fare due categorie nuove. Accettiamolo. La specie aumenta del 50% la difesa ogni volta che viene lanciata per un turno, quindi possibilmente deve attaccare secondo o terzo per massimizzare il tanking che può dare. Tanking non malvagio, però ne parleremo dopo. A inizio il terzo turno va a Super Saiyan. La forma Super Saiyan è probabilmente quella che utilizzerete per la maggior parte del tempo in ROAD e in RIVAL, sia per alcune limitazioni del Super Saiyan 3 che vedremo tra poco, sia perché in ROAD è quanto di più sbroccato possa esistere. Per quanto non sia tipo da riuscire a tankare il mondo se non è ability, la forma Super Saiyan rod la reputo sbagliata ma andiamo a visionare il perché ed è l'unica motivazione ragazzi il fatto che ci sia questa cosa per sé anche lo mette davanti a, a Buevil quindi la seconda forma di Bu nella tier list alla fin fine la passiva migliora leggermente abbiamo due chi e 100% attacco e difesa quindi la base aumenta solo di un key. poi abbiamo 50% di attacco con un 50% di possibilità di avere un 50% di attacco più un altro 5% di possibilità di avere un altro 50% di attacco stessa cosa per la difesa quindi Se siete sfigati a 100 d'attacco e 100 di difesa se siete scurati a 200 attacco e 200 di difesa non male molto casuale però questa è una casualità accettabile non come quella dei bimbi lr che aveva aggiunto in fusion non vuol dire nulla uh. 25% di possibilità intanto di lanciare un secondo, una seconda special ed è sbagliata come cosa il road Per questo pg ragazzi è sbagliatissima Link guadagniamo super saiyan E golden warrior classici E nel momento in cui Passano 4 turni dopo la trasformazione Quindi a al settimo turno Tramite l'active Può andare a super saiyan 3 Questa forma come vedremo è quella che Utilizzerete di più è davvero Fottutamente buona Ma in maniere sbagliate Il road in altre modalità può essere buona come no, dipende molto dall'abilità e da quanto sculate. In questa forma può già, e ve lo sottolineo, può già tankare, e tankare molto bene. Perché io lo reputo sbagliato il Rod? Ragazzi, hanno dato 70% di stun, che se non erro è lo stesso quantitativo che ha, che ha Blu. Cioè sto qua è il nuovo re degli stanner. 70% di stun è tantissimo. Vuol dire che il nemico è più probabile che rimanga stannato che noi è più di Vegas Super Saiyan 3. Come se non bastasse la sua special ha anche 50% di boost difensivo per un turno. Il che porta che con la sua build base critico additional abbiamo il suo additional del 25% più un ulteriore additional del 6. Ragazzi se vi gira bene... Purtroppo è casuale, sto robo tanca anche in road, D'Ability 2. Il problema è che deve girare bene e non sempre gira bene. Nel momento in cui attivate l'active avremo infine la forma Super Saiyan 3. Partiamo col presupposto che per la prima volta è un Super Saiyan 3 che può tankare. Si è ringraziato il cielo dopo Broly anche Gotex si è tolto l'incubo di non poter tankare nella forza Super Saiyan 3. Rimane solo Broly Super Saiyan 3 che prima o poi vedremo in ESA. non penso faranno Broly Super Saiyan 3 V2 Dockham Festival. Uh, questa forma è molto interessante. Abbiamo 100% acqua difesa inizio turno, la base non cambia mai. Cambio di bonus. Aumento del lancio della special guadagna un ulteriore 100% d'attacco. Che come ben sapete è calcolato in maniera diversa. Quindi in realtà lui ha 300% attacco al lancio del, in totale. Cioè tantissimo. E fottutamente tanto. E anche questa forma in realtà è barata è in road. Il problema è che non la vedrete mai in road. Quindi è per questo che... Mh, nè, questo PG. Se questa forma era fattibile da vedere in road spesso era probabilmente la mazza road definitivo. Ma andiamo con ordine. Come se non bastasse per i primi 4 turni, quindi per due volte che lo vedrete, mentre lui, dopo che si è trasformato, guadagna anche un 70% additional special e 3 key. Quindi è perma special e lancia 2 special. Ragazzi, il fatto forte di questo PG è che si ha perso difesa, perché ha perso difesa. Ma in realtà non è che l'abbia persa chissà quanta, perché la sua special ha sempre aumento della difesa del 50% più aumento d'attacco. Quindi in realtà abbiamo come potenzialità um, di perdere solo il boost della special del Gotenks bah, del Goten Super Saiyan. Quindi può arrivare a 200% di difesa e tankare. Il fatto è che sto roba anche 50% di stun sempre. Questo vuol dire che qua abbiamo un robot che spamma special a manetta stannabili. Ora se non apparisse solo al settimo turno, capite che con un 300% d'attacco e doppia special stun che stanna sto robo sfonda le road. Ed è anche in un fottio e mezzo di categorie, che tra l'altro vi aggiungo hanno diversi vantaggi perché la Rod Busaga può essere fatta con doppio di lui e un team praticamente full Gotenks, Idem la Rod Fusion, uh, Idem la Rod Hybrid... Anche una futura road Boys and Girls dovrebbe potersi fare Rod Super Saiyan Eh Devo vedere una road Super Saiyan Se si può fare completamente Con lui leader Ma è probabile se, Nella categoria Boys and Girls Chi ci sta di Super Saiyan Scusate Non lo, non lo uso mai Ci sta Gohan Super Saiyan 2 ok? Oddio Nuove road Forse Forse Cioè ragazzi Questo pg perché sta sopra Bu? Perché sto cavolo di PG aiuterà in un fottio di Road? Perché non è tier Z? Perché è casuale come la morte, si basa tutto su percentuali. Link nuovi, Limited Breaking, Super Saiyan, Virina Flash. Cosa possiamo dire offensivamente e difensivamente di questo personaggio? Offensivamente se la cava discretamente bene. Naturalmente sul piano offensivo dobbiamo vedere quasi solo il Super Saiyan 3. Il Super Saiyan può arrivare a dei valori quantomeno decenti, però è molto casuale. Il Super Saiyan 3 per quanto riguarda l'offensività invece è fisso, 300% attacco, anche se per solo due turni in cui appare con praticamente doppia special quasi garantita, è una bestia danni ne fa e ne fa davvero tanti il dpt medio quando raggiunge questa forma super 10 milioni che è davvero davvero tanto quando che il dpt medio di superbu è sui 6 milioni quindi offensivamente abbiamo un pg davvero valido ma solo nella forma finale ove superbu invece è più debole come massimali e come medie però è più costante Difensivamente la cosa cambia. Difensivamente in eventi quali la Road, doc, alcuni Dockan Event, il Battlefield, in eventi dove il nemico si può debuffare è probabilmente uno dei migliori PG difensivi del gioco. Per quanto difensivo si possa intendere il non subire alcun danno, non tanto il tancarlo. Per quanto invece... Chen sì, parli del tankare, la forma Super Saiyan è quella che fa per voi, può raggiungere l'incredibile valore di 300% di difesa che ragazzi gli fa tankare anche in roda tranquillamente. Non è un PG che ha poca difesa, parte con 9000 di difesa fino a 12.000 e ha un 5% di Eva innato. Uh, è davvero tanta roba. La build io comunque continuo a preferire quella critico, ma non è sbagliato anche buildarlo additional se voi volete. Se volete una build prettamente difensiva, pregandone dei danni dato che è difficile che voi vediate la forma Super Saiyan 3, andate su una 15 11, 15 additional, 11 evasione. In caso contrario la 15 6 5 o la 15 11 potrà essere una decente soluzione. Il PG funziona, non presenta alcune criticità di Super B, ovvero che in ROAD Super B tanca, eh, scusate, non più che Super Boo e B tanca, ma solo con oggetti tanca bene. Lui riesce a tancare e solo con alcuni oggetti, anzi, perché se giocato Ottone o similari non abbiamo chissà che tanking. tanking. Lui a prescindere dall'oggetto riesce a tancare, riesce a tancare ad abilità alta anche senza oggetto. Sta di fatto che però ha come punto debole, per questo vedete un S non una Z in ROAD, che ha una marea di PG che possono essere giocati per la ROAD Super Int e per qualsiasi sua ROAD attualmente disponibile. Super Boo e Bu hanno il vantaggio di non dovere, cioè di essere un qualcosa di davvero buono con lo svantaggio dei link che funzionano male nei team Super Tech e in generale purtroppo anche in Busaga e in molti altri suoi team per le ROAD. Questo Gotex invece funziona benissimo, ma non ne hai davvero bisogno, perché hai le due fusioni, e la Super Int, fidatevi, con l'uscita di vegeta Bluesa, di Trunks Intesa, di Ve con Vegeta LR Int, e anche questo qua rischia di diventare più facile della ROAD Extreme STR, chiunque ha provato la ROAD Extreme STR sa che è di una facilità imbarazzante. Comunque piccole note, vedete che è cambiata la grafica, questa grafica rispecchierà adesso quelli della tier list, in quanto potrete tenervi quella tier list sott'occhio e il voto che vedrete alla fine di un video dei tour almeno, potrete inserirlo in quella tier list per capire più o meno dove va a pararsi, seppur naturalmente ci siano alcune cose da spiegare. Come vedete le due sfere in basso, support power e leader power, sono due più o meno. In questo caso le quattro trattini sono nessuno. Questo perché per il voto tier finale, se un ottimo supporto globale riceve un bonus di mezzo tier, se è un leader molto importante riceve un bonus per un altro tier. Questo PG perché ha superato Bu? Perché come vi ho spiegato è un leader molto importante per una marea di road. Cioè lui facilita ogni road di cui può essere leader e può essere leader di tante road. Perché per quanto facciano cagare quelle due categorie, hanno dentro il PG giocabili molte road. E quindi, e quindi è utilizzabile più che mai. Parlando dei team, abbiamo di fronte il team Boys and Girls di cui non andiamo a parlare, ma abbiamo di fronte questo special pose. Qua ho provato a creare uno special pose puro. Allora, questo special pose può affrontare la road Bussaga tranquillamente e penso che con modifiche possa affrontare tutte le road di Gotenks. Il problema è l'ultimo slot, qua ho inserito per ovvi motivi top in quanto volevo giocare con Triple Buffer in realtà si possono inserire altri DPS o DPT come volete chiamarli secondari oppure supporti eccetera a mio avviso con questo team ci fate tutti gli eventi tranquillamente rival compresa e arriverete ad avere degli ottimi risultati si basa molto su ESA non tutti hanno quel Gohan a essere sincero che mi è uscito anche ad ability recentemente se posso dirla tutta e ne sono abbastanza soddisfatto cioè, è un buon, buon PG quel gore ed è un ottimo buffer Musaga. Unico rimpianto che ho, unico rimpianto, è che purtroppo con questo Gotenks non potremo mai giocare la futura versione tour del Gotenks torneo. Che per chi non lo sapesse è un buffer fantastico per i Gotenks con un 40% d'attacco. Ma va bene. Team Colore, l'ho detto, ha una marea di concorrenza, ma se la cava il Super Extreme ragazzi a mio avviso ci stava non troppo, anche se è un last resort, quindi gli ho dato comunque una valutazione abbastanza alta sulla fiducia, ma non penso entri in una qualsiasi forma da quando è uscito, ovvero tra due giorni, da quando uscirà vegeta Bluesa, cioè proprio manco nella fine dei tempi. Com'è quindi questo Gotenks in soldoni? Superiore a Goku, superiore a Goku Inte. Nonostante siano entrambi TRS, Goku e TRS di fascia bassa, questo è comunque un ottimo TRS. Mi, mi ricredo su quanto ho detto nel video pool che reputavo addirittura questo duo quasi inferiore a quello di Natale come PG nuovi, in quanto alla fin fine questo Gotenks è superiore a Goku. E Super Buu è sbagliato, ora che ci penso, paragonarlo a Mageta. Perché Mageti in realtà non è davvero Super, non è davvero XM Tech, è un PG molto particolare che si basa unicamente su class team. Difficilmente giocherete Mageti in una road non class. Mentre Super Buu è un PG che continua a dire vale davvero tanto ma ha avuto il problema di chiamarsi Evil Boo. E Super Buu è Boo. Se aveva quella passiva ed era un freezer o un Saiyan, anche cattivo, un black o... anche uno Zamasu volendo, avrebbe ottenuto a mio avviso molto 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 di più. È tutto sommato un PG buono, ma il fatto di non poter essere un leader davvero ottimale per moltissime cose l'ha sminuito. Questo Goten invece ce l'ha. Ha il vantaggio di avere ottime caratteristiche difensive, alt scusate, alti danni. E tutto quanto, quali sono però gli svantaggi? Ragazzi, è innegabile che è troppo lento e la forma super saiana è troppo casuale. Inoltre, Int non ha critico in passiva, quindi richiederebbe comunque un ability 1. Tutto sommato però lo metto in tier S+. E come tier del pull lo metto in A. Il pull tier è una cosa che ho messo. Ovvero quanto lo consiglio pullare. Non è un PG must have. Ma averlo per account non endgame. Può aiutarvi a darvi quel boost in una marea di road. È superiore quindi alla fin fine a Buu. Come PG singolo no. Come PG singolo io vedo Buu più in linea con se stesso. Più stabile senza troppe limitazioni. Nel complesso però devo riconoscere che ha più utility di Boo come leader e quindi si merita di stare quel mezzo tier sopra. Naturalmente vediamo che LR esce, Boo potrebbe avere un qualcosa che lo fa andare di quell'utility sopra. Però c'è da dire che se vilbu lo reputo comunque molto a livello di Goten Super Saiyan, seppur Gotenks sia sbagliato e avrei voluto avere uno scambio tra le special, tra quella di Goten e quella di Evil Boo, Gotenks Super Saiyan 3 sta di parecchio sopra Super Boo. Quindi il PG ci sta sia in questa forma, anche se io preferisco Boo, come anche so molti di voi. Detto questo, ditemi cosa ne pensate, se avete pulato il PG l'avete provato e noi ci vediamo al prossimo video.